Visto questi funghi qui belli grossi, ecco questo qui, vediamo, questo qui è proprio maturo maturo, si vede che sono degli agaricus, però adesso bisogna vedere quali sono. Allora, dal cappello, che è molto chiaro, dovrebbe essere, visto che siamo qui in una zona erbosa, un agaricus campestris. Vediamo anzitutto, allora, come vedete è già maturo, perché c'è le lamelle già marrone, marrone scuro, questo è già bello maturo. Bisogna vedere, perché quegli agaricus qui sono commestibili, l'importante è che non siano i xantodermatei, quelli che hanno la base del gambo, che tagliandolo ingiallisce. Vediamo subito, perché sembra di no, questo rimane bianco. Quindi non è uno xantodermateo, non è un sanguinolento, dove ci sono anche lì qualità non commestibili, e non è neanche un romagnesi, perché i romagnesi hanno delle radicole alla base del gambo, questo non le ha. Quindi questo qui dovrebbe essere un agaricus campestris. Poi ci sono delle varietà natura, adesso proviamo a tagliarlo, vediamo se ha qualche colorazione. Ecco qua, come vedete non ha viraggi la carne. Vedo un leggero viraggio qui sul giallino, ma non credo che sia un xantodermateo. Dunque il profumo, intanto, è un profumo dolciastro buono, fungino, quindi non ha odore particolare. Allora, a mio avviso, visto così, adesso tiriamo su anche gli altri, ma visto così, sono belli, belli grossi questi qua. Allora, anche nel gruppo, ecco questo qui, come vedete le lamelle, guardate la colorazione che è più chiara, perché non è ancora maturo, comunque è tipico, ecco. Naturalmente anche nel gruppo dell'Agaricus campestris ci sono varietà a seconda della colorazione del cappello. Io mi ricordo il Fusco pilosellus, che ha appunto delle striature un po' più brunastre, un po' più scurine. Però insomma, siamo in quel gruppo lì e quindi non ci deve essere problema. Questo qui è un buon fungo, li mettiamo nel cesto. Qui ce n'è un altro, guardate che belli che sono, guardate, questi sono proprio, questi sono freschi freschi. Ecco, questo qui è già un po' avanti, però è ancora commestibile, questi qui sono freschi freschi, mettiamo nel cesto anche questo, guardate che bello. Vediamo. Ecco, guardavo anche l'anello, qui si vede bene l'anello, qui c'è attaccato una lumaca che stava mangiando anche lei, e questo qui è l'anello semplice, perché se avesse l'anello doppio, uno, cioè girato in su, uno girato in giù, saremmo nel gruppo del Bitorquis, che però cresce su terreni più duri, eh. Questo qui insomma è un bel agaricus campestris. Allora facciamo, li mettiamo qui così, un po' girati uno in su, uno in giù, così facciamo una bella panoramica per far vedere appunto, ecco, vedete questo qui grosso, e questi qui, che ci sono vari gradi di maturazione praticamente. Il più immaturo, come vedete, è questo qua, guardate le lamelle come sono colorate. Ecco, il gambo è bello bianco, il gambo, anche questo è proprio giusto giusto, guardate, è la maturazione giusta. Il gambo è bello bianco, quindi sono belli freschi. Ecco qua.